E si torna, ragazzi, su Forza Horizon, questa volta il 2, e siamo su Xbox One. Finalmente hanno fatto vedere la demo e ovviamente io, ragazzi, l'ho scaricata. Giusto 10 giga di gioco, tanto per essere leggeri. Ovviamente il mio GPS che mi assiste. Ok, giriamo a sinistra, ragazzi, ma noi andiamo dritti. Vedete, questa cosa di Horizon non è cambiata. Camminare in mezzo alle foreste, solo che certe volte vi beccate i cespuglietti di ferro. Se non sentite musica, ragazzi, lasciate perdere, perché purtroppo sapete com'è. Ole! Ole! Sfortuna. Le collisioni interrompono la catena abilità. Più a lungo mantieni una catena. Porco can! E io che devo fare la sfida, vabbè, proviamo a fare la velocità, pronti? Proviamo a fare la super velocità da qui. Oh, in questa Koenigsegg. Oh, come minchia si chiama? Beh, siamo a poco, vai. Che schifezza, ragazzi. Ma non sarà sempre 246, dai. Premio ok, si va a cagare. Volevo fare qualcosa di meglio, invece vabbè, lasciamo perdere. Allora, ragazzi, visto che ci siamo, facciamovi vedere un pochettino di Forza Horizon 2. Ovviamente le musiche, sapete che io le abbasso, perché altrimenti qui mi rompe le palle il copyright, giustamente, perché ha ragione, comunque se sono canzoni di altre persone e se non mi fa partire, 30 anni di caricamento. Quindi vi stavo dicendo che il coso, allora togliamo la musica, ok, perfetto. Ok, grazie. Allora, dobbiamo andare nella prossima gara, ve ne faccio vedere una, ragazzi, perché mi manca questa qua, Modern Rally. Andiamo su Modern Rally, ok. Seguiamo il tracciato. Come potete vedere, le meccaniche del gioco sono più o meno le stesse. Anche la guida è un gioco molto arcade, ragazzi, come sapete. Rispetta gli standard di Forza Horizon 1. Forse graficamente mi sembra migliorato. Beh, bello questa cosa, va bene. Mi sembra migliorato graficamente. Guardate come è fatta bene la natura e tutto il percorso. Perfetto, ed è un bel po' che non gioco a giochi di macchine, simulazioni di guida, quindi faccio un po' cagare oggi. Tagliamo dalle foreste di uliveti e bam. Tanto la macchina, ragazzi, è fiammante. Si è solo devastato il motore, ma tutto regolare, tutto regular. Ok, siamo arrivati, facciamo un altro... facciamo tipo GTA, ragazzi. Un volo, perfetto, vedete? Quanto è reattiva questa macchina? E voilà, siamo arrivati a destinazione. Guarda, taglietto, tanto per finire. E proviamo la corsa figa. Andiamo, va. In velocità e poi... no, non me l'ho fatto. Ah, invece me l'ha fatto partecipare all'evento, perfetto. Andiamo su questo evento, ragazzi, vediamo com'è. Io ho già fatto il primo, vi dico che il gioco mi piace. Come sapete, i giochi arcade di guida sono molto più divertenti, frenetici in confronto a un gioco reale di guida. Perché nel gioco reale vi potete trovare tranquillamente un pezzo di merda che vi viene addosso e vi sfonda qualcosa, tipo l'asse o semiasse, roba del genere, queste cazzate qui che non conosco bene i termini. Però vi può rompere qualcosa di vitale per l'auto e vi, diciamo, vi danneggia per tutta la gara. Qui invece è molto più soft, arcade, come vi ho detto, e quindi se vi colpiscono non succede niente. E qua infatti mi diverto molto di più. Online, ragazzi, non vi dico l'anno scorso, avete visto qualche video, ma fidatevi, molte partite non le ho registrate, c'era da mettersi le mani nei capelli dalle risate. Allora, difficoltà ho messo personalizzata, difficile dovrebbe essere, non ricordo male. E niente, andiamo via gara, vediamo un attimo. Questo, forza! Stai pronto, ragazzi, dai! No, che parità di merda che ho fatto! Ovviamente se togliete le riavvolgi, l'ABS, eccetera, vi aumenta la percentuale di guadagno della gara. Ah, questo dovrebbe essere un circuito, vabbè. Dovete fare... vedete, è un pochettino più arcade. Devo ancora imparare le meccaniche di nuovo, perché da troppo che non ci gioco. Comunque, questa Lancer Evo 10 è veramente bellina, mi piace troppo. Ok, qua in velocità la prendiamo, ci facciamo un pezzettino nell'erbetta. E siamo sesti, dai. Curre, punta il quinto. Lo chiude dentro, perfetto. Vamos. Ok, dai che ce la facciamo. Recupera anche la Lancer Evo 9. Frenata. Mamma mia, in drift, zio, curre. Dai, sì. Ce l'ho fatta. E il secondo ci prova, il terzo ci prova a chiudermi da dentro. Dai, resisti. Perfetto, grande. Grande macchinina. È bello sto gioco, mi piace troppo. Però senza musica, ragazzi, non è il massimo.
Purtroppo mi tocca farvelo così, ma altrimenti ve lo sapete che ve lo farei sempre con la musica altissima. Le metterei anch'io le tracce audio a questo punto. Il problema è che dovrei mettere tracce audio valide come quelle di questo gioco, non le trovo facilmente, soprattutto senza copyright. E qui Lancer Evo 10 contro Lancer Evo 10, questo FM Cooper. Anche qui hanno messo i drive avatar, ragazzi, che sono veramente tosti e divertenti soprattutto da sfidare, perché molte volte vi colpiscono proprio per farvelo apposta e buttarvi fuori le risate. Non mi immagino l'online, perché deve essere una bomba assurda, ragazzi, una bomba assurda. A me era già piaciuto troppo quello di Forza Horizon 1, figuriamoci questo, perché poi partivano certi insulti, ragazzi, tra me, americani, inglesi, francesi. No, le risate. Vedete che cagata ho fatto? E non ho neanche riavvolgi per dire, torno indietro e la faccio meglio. Dai. Olè, perfetto. Vai. Forse bisogna migliorare ancora un po' il comparto audio delle macchine, perché non mi piace tanto il suono della Lancer Evo 10. Boh, non mi piace, non so perché. Boh, c'è qualcosa che non va. E vince il curre! Troppo facile così, ragazzi, troppo facile. Pensate che l'ho messo anche difficile, non l'ho messo pro perché pensavo che riuscissi a farla meglio, invece no, niente. Perché magari mi avrebbero aperto il culo, invece no. Campionato vinto. Vinto con due partite, ragazzi. Solo due partite. Che cagata. Tranquillo. Sarò sempre campione. Vai tranquillo. Un po' di punticini. Vedete. Ah. Oh, grazie, zio. Oh, non potete vedere. No, grazie. Ah, ci sono anche le sfide con i rivali. Che sempre, se ve ricordate, erano su Forza Horizon, sul primo. Mamma mia, ragazzi, i scenari sono veramente fatti di un bene. Adesso mi sblocca le varie gare, questa nuova. Perfetto. E cosa mi dai di speciale? Ok. Ah, boh. Mi sa che, ragazzi, la chiudiamo qui. Se vi fa piacere, se vi piace questo episodio, ve ne faccio anche un altro con questa cosa del tricolore aereo. Magari se lo giocherò io per conto mio, ne faremo un'altra, vedremo, ragazzi. Tanto ce ne saranno tante di queste piccole sfide. Non penso che ce ne sia solo una. Ah, comunque se si può anche rifare, da quello che posso vedere. Perché abbiamo appena disputato questa sfida e mi sa che c'è. Questa sfida imperdibile. E poi, boh, e poi XP, insegna più punti esperienza. Ok, qui cosa c'è? Se insegna sconto trasferimento, non capisco cosa ci serva lo sconto se siamo appena in una demo per provare. Demo da 10 giga, ragazzi, parliamone. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, per quel poco che vi ho potuto offrire, con due garette, eccetera. Con questa bellissima Lancer Evo 10 che, sinceramente, mi sta conquistando. Oh, brutto stronzo. Comunque sia, parcheggiamo qui la macchina, ok. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, quindi, bella raga!